Buongiorno a tutti e benvenuti all'appuntamento con il nostro TG e con le news del mondo dei ragazzi. Iniziamo subito con una notizia importantissima. La Bergamasca ha un ricco patrimonio di burattini, teatrini, scenografie. Per salvaguardare questa tradizione, la Fondazione Benedetto Ravasio, con l'Università e altre istituzioni culturali, organizza diverse mostre dove vengono esposti i burattini. Il prossimo obiettivo è realizzare un museo. Grazie a una nuova app si possono segnalare direttamente alla polizia situazioni di emergenza. Si possono comunicare furti, atti vandalici, ma anche incidenti di vari tipi. Bergamo è il primo comune a dotarsi di questo sistema di sicurezza. L'app si può scaricare gratis e le segnalazioni arrivano subito alla sala operativa della polizia locale. I cittadini del paese di Torre de Busi, in provincia di Lecco, vogliono tornare sotto la provincia di Bergamo. I torrebusini hanno raccolto oltre 900 firme tra i cittadini e hanno fatto tutti i passi necessari per ritornare a essere bergamaschi. Ora aspettano l'ok della Camera, che è stato più volte rinviato. I cittadini di Torre de Busi sono piuttosto arrabbiati per questo ritardo. Nel 2018 saranno assunti 1.200 vigili del fuoco, di cui 12 di Bergamo. In Italia c'è una forte mancanza di vigili del fuoco. Anche a Bergamo il personale è scarso. In teoria dovrebbero essere 304, ma ne mancano 46. In 5 anni sono stati circa 7 miliardi di euro nei settori della sicurezza, soccorso pubblico e difesa. L'atteso restauro del teatro Donizetti è finalmente cominciato a gennaio. L'intervento prevede la ristrutturazione della sala teatrale, degli ingressi, del foyer, la realizzazione di sale prova e degli spogliatoi per l'orchestra e l'ampliamento dei camerini, oltre al rinnovo delle facciate esterne. Saranno sistemati anche gli impianti elettrici e meccanici.
Cresce il gioco d'azzardo nella nostra provincia, soprattutto nella bassa bergamasca. Secondo gli ultimi dati, a Bergamo si spendono ogni giorno quasi 3 milioni e mezzo di euro tra slot e macchinette e macchine gratta e vinci. In un anno 1 miliardo e 237 milioni di euro. In totale ci sono 7.597 apparecchi per il gioco d'azzardo nei comuni bergamaschi. Da fine gennaio ATB introdurrà sulle linee 12 autobus elettrici. Gli autobus sono alimentati da batterie elettriche che vengono ricaricate nel deposito ATB. I nuovi mezzi hanno un'autonomia di 180 km e sono impiegati lungo un percorso vicino al centro. Sono collegati con i sistemi di abilità già presenti. Gli altri autobus, il tram, i parcheggi di interscambio e il bike scardring, l'ABG. L'aeroporto di Orio a Serio si conferma il terzo più importante d'Italia. Secondo le previsioni, nel 2018 ci saranno 13 milioni di passeggeri all'aeroporto Bergamo. C'è anche un impegno a diminuire i voli notturni tra mezzanotte e le 6 del mattino per non disturbare troppo i residenti. Quali sono gli incroci a Bergamo più pericolosi per i ciclisti? In base al numero di incidenti, al primo posto troviamo quello tra via Don Bosco e via Carnovali. Qui, tra il 2012 e il 2016, si sono verificati ben 10 incidenti che hanno coinvolto ciclisti. Al secondo posto, per pericolosità, c'è l'incrocio tra via Carducci e via Moroni, seguito da tutti gli incroci di Borgo Palazzo. Questa grande struttura è la teleferica che collega il campo utile a Città Alta, dove si sta costruendo un parcheggio. Serve per trasportare il materiale necessario al cantiere, evitando così di far passare da Porta Sant'Agostino migliaia di camion. La teleferica è costata 700.000 euro ed è prevista di una rete per impedire che possa cadere del materiale a terra.
dal Palazzo dell'Ecco di Bergamo è tutto. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona giornata. Sono Agnese e ho fatto la ciacchista. Stop! Ciao, sono Francesco e ho fatto il telecameraman. Stop, ok? Ciao, mi chiamo Mattia e ho fatto il regista. Ciao, sono Andrea e ho fatto il tecnico. Ciao a tutti dalla quinta B!